amici di Nexus Lab, sono Alessandro e qua davanti alla telecamera abbiamo il Grand Memo, il phablet di ZTE, produttore cinese, piuttosto particolare. Abbiamo un device di fascia appunto phablet, ma dal prezzo che dovrebbe essere molto contenuto. Questo grazie a delle scelte forse anche un po' impopolari, ovvero uno schermo da 5.7 pollici ma con una risoluzione di 1280x720 pixel, come il Note più o meno, ma nel 2013 ci si aspettava un Full HD. Piattaforma Qualcomm di base, abbiamo una fotocamera da 13 megapixel sul posteriore, struttura prevalentemente in plastica, molto classico il design, non abbiamo nessuna sorpresa particolare. Abbiamo un'interfaccia proprietaria in cui vediamo la schermata di blocco-sblocco leggermente modificata. Ok, basta tenere premuto il dito per sbloccarlo, oppure muovendoci apriremo una delle altre funzioni. Niente di particolare, però comunque è sempre un plus. Abbiamo Android Jelly Bean 4.1.2, display piuttosto carino, però comunque la risoluzione, i PPI si vede che sono piuttosto bassi. Wi-Fi, DLNA, Bluetooth 4.0, questo è un piccolo plus, accelerometro e tutti i sensori che siamo abituati a vedere. Questo device dovrebbe arrivare anche in Italia da noi, non sappiamo quando, probabilmente è accompagnato con qualche operatore. Qua abbiamo l'accesso per la SIM classica, micro SD espandibile da questa parte, qua bilanciere del volume. Andiamo nel drawer, come potete vedere anche qua piuttosto modificato l'aspetto, possiamo editare in questo modo oppure cancellare un'icona come ci ha insegnato Google. Andiamo nelle browser web, purtroppo anche qua non siamo connessi essendo in fiera, interfaccia anche qua non troppo rivista, più o meno sono le classiche impostazioni che vediamo anche nel browser di default di Android, non Chrome. Abbiamo i contatti e il dialer che presenta la ricerca nella rubrica, non avendo contatti in rubrica non abbiamo questa possibilità. Ve lo mostro per l'ultima volta, capsula auricolare qua in alto. Abbiamo qui la fotocamera da 1.2 megapixel, batteria rimovibile, ormai è una caratteristica che va detta poiché non è sempre detto, altoparlante di sistema nella parte bassa e microfono nella parte anch'essa bassa.